Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Golden Sun. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Fino a settimana scorsa abbiamo portato tutta la saga di Mario e Luigi, saga che è iniziata su GBA. E in quello stesso periodo io giocavo moltissimi giochi, tra cui Golden Sun. Questo gioco mi ha fatto innamorare di questo genere, veramente. Ed è una vita, è veramente una vita che volevo portare sia questo sia Mario e Luigi. Abbiamo portato Mario e Luigi, è arrivato il momento di portare anche Golden Sun. Qui ho tre salvataggi, Luca e Pierre. Questi due con lo stesso nome sono lo stesso, solo che appunto uno ha gioco completato e uno l'ho salvato prima del boss finale. Luca era il possessore originale della cartuccia. Devo essere sincero, ho giocato meglio io. 7, 7, 6 e 6. mi dispiace per te Luca, hai fatto schifo. Mentre il tempo di gioco più o meno è lo stesso. E sono solo a livello 33, incredibile, pensavo molto di più. Detto questo, ora noi sulla mia cartuccia originale cancelleremo questo salvataggio, perché tanto è uguale, e inizieremo una nuova partita. Tanto per fortuna ho fatto comunque un backup. Iniziamo la nostra avventura. Il personaggio si chiama Isaac. Noi andremo sul classico. No, non ci sta. E allora, ancora più classico. Ecco fatto. Jaco, svegliati. Avanti, svegliati, ti prego. Costa testa ogni volta. Il macigno del Monte Aleph sta per cadere. Dai, Jaco, dobbiamo muoverci. Dio mio. Jaco, stai dimenticando qualcosa. Prendi il cappotto. Sta piovendo a dirotto. Non puoi uscire senza il mantello. Sei sicuro di avere tutto ciò che ti serve? Sì. Anche perché se gli dicessimo no, comunque non c'era tempo. Meglio così, Jaco. Oggetti ce ne sono tanti, ma la vita è una soltanto. Jaco, Dora, sbrigatevi. Il macigno sta per crollare da un momento all'altro. Andiamo. Cos'è successo? Si è spenta la luce? Non me ne ero mai accorto di sta cosa. Kyle, è ancora possibile bloccare il macigno? No, non credo. Comunque, non a lungo. Voi due, andate alla piazza. Lì sarete al sicuro. E tu non vieni? Devo aiutare gli altri a far evacuare il villaggio. Posso aiutarti, Kyle? No, Dora, è pericoloso. Piuttosto, prenditi cura di Jaco. Jaco può benissimo andare da solo alla piazza. Conosci la strada, vero? Sì. Conosci la strada, no? Devi andare verso sud, sii prudente. E se io andassi verso nord? Cosa succederebbe? Lo so, in realtà nulla. Dobbiamo solamente muoverci. Anzi, se tu provi ad andare da una parte che non c'entra assolutamente nulla, il gioco stesso ti blocca. Quindi, oh no, tutte le strade sono bloccate. Adesso proviamo a salire di sopra. Magari riusciamo a cavarcela. Oh, Jaco, che vuoi? Sto cercando di salvare le mie cose. Come dici, è meglio che lasci tutto qui. Credi che dovrei scordare queste cose e pensare a salvarmi la pelle? Ok, ti darò retta, fuggiamo di qui. Garrett è nella tua squadra ora. Ah, le mie cose. La cassetta dei gioielli di Garrett. Peccato che non possiamo passare, quindi bisogna muoversi. Ah, il macigno sta cadendo. Gin, 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 gin. Dobbiamo impedirlo. È troppo pesante. Non resisteremo a lungo. Se si esaurisce la psicoenergia, Vale sarà distrutta.
Resistiamo finché gli abitanti non saranno in salvo! Dai ragazzi, correte! Ci siete quasi! Dobbiamo muoverci! Dai Jacob, il macigno sta per cadere! Corri! Dobbiamo muoverci da qui prima che veniamo ammazzati! E questo? Oh, la frana! Il recinto distrutto! Mostri dappertutto! Sono ferito! Credi che si è spacciato? No! È orribile! Non mi resta che attendere che i mostri... Oh, ma sto bene! Aspetta, è incredibile! Non sono ferito! Ma i mostri ci sono davvero! Fate attenzione mentre andate alla piazza! Ma... vabbè, ok. Sbrighiamoci! Dobbiamo fuggire! Oh, ma guarda, un mostro! Allora, io, da bambino, ho sempre pensato che sto topo assomigliasse pesantemente a Merrill. Che poi è un parassita. Ecco qua. Detto ciò, è meglio muoversi. Che tra l'altro... Ah, ok, non è ancora il pezzo. Appare un pipistrello. Colpo critico così. Così alla seconda battaglia. Ancora, madonna mia. Appare una manita. Jacob attacca per primo. Perfetto. Aia. Che stronzo. 4 monete. Perfetto. Intanto proseguiamo. Qua siamo esattamente sotto casa nostra. E che palle. Dobbiamo risalire. Non possiamo oltrepassare questa roccia. Dobbiamo trovare un'altra strada. Saltare sul tetto e scendere. No, troppo effettivamente. Però va bene, va bene. Cerchiamo un'altra strada, forza. Che bella sta musica. Ecco qua. Corriamo. Oh no, mio fratello. Resisti, Felix. Felix ce la farà e in qualche modo lo salveremo. No, Felix. Ah, ci sono ancora. La fune è troppo corta, dovremmo usare la psicoenergia, ne hai ancora? La mia è terminata, la tua, Kyle? L'ho esaurita per aiutare gli altri del villaggio. Dobbiamo cercare aiuto. Ma Felix avrà la forza di resistere mentre cerchiamo aiuto. Non possiamo fare nient'altro per lui qui, vero? Allora andate a cercare aiuto, ma fate presto. Jenna, vai anche tu. Vai a cercare aiuto, dai. Tuo fratello conta su di te, Jenna. Bene, non perdiamo altro tempo. Io andrò verso nord, tu vai verso la piazza, va bene? Va bene, dobbiamo cercare qualcuno che abbia ancora della psicoenergia, vero? Jacob! Visto cos'è successo? Sì. Devo trovare aiuto prima che Felix affoghi. Non so... Voi pensate di potermi aiutare? Certo. Jenna è andata alla piazza a cercare aiuto, raggiungetela. Dividiamoci. Andiamo. Ti salveremo, Felix. Non ti preoccupare. Aspetta, no, stavo andando contro il muro. Ah, ancora. È apparso un parassita e un pipistrello. Ce la farò a salire di livello, secondo voi? Secondo me, no. O forse sì, dai. Siamo fiduciosi. Ancora, madonna mia. Quanto persistente sto pipistrello. Allora, dobbiamo scendere. No, non è vero. Dobbiamo girare di qua. Jenna, dove sei? Dobbiamo continuare a scendere per arrivare alla piazza. Eccola qua. Jenna, eccola. Andate ad aiutare gli anziani. Il macigno è troppo pesante. Non resisteranno a lungo.
Non possiamo lasciare che il macigno del monte Aleph distrugga il villaggio. Andiamo ad aiutare gli anziani. Contiamo su di voi. Nonno, Jenna, Garrett, Jaco, siete qui per aiutarmi. Jenna mi ha detto di Felix, siete qui per lui? Certo. Bravi ragazzi, a Jenna potrebbe servire aiuto. Grande, ricarica completa. Come stai? Hai recuperato la psicoenergia? Abbastanza per salvare Felix, grazie alla pietra psicoenergetica. Ok Jenna, l'hai sentito, ora tornate indietro. La strada potrebbe essere bloccata dalle rocce, voi due li guiderete. Va bene, tanto... Grazie, Jaco. E allora, sto sassolino? Vabbè, comunque. Eccolo qua. Mamma, papà, eccoci qui. Sei tu, Jenna? Sì. Non ho trovato nessuno che potesse aiutarci. E voi? Ci sono io, signora. Siete appena in tempo. Allora mio fratello è ancora... Sì, è lì. Non lo vedi? Felix sta bene, è lì aggrappato. Avvicinatevi, così potremo aiutare Felix. Ci penso io, lo salvo io, signora. Ed eccolo lì il masso. Per un attimo ho pensato si fosse bloccato il gioco, ammetto. Per un attimo ho pensato si era bloccato il gioco. Stata clunce! Tutto distrutto. Noi abbiamo perso il padre, Jenna ha perso tutta la famiglia, insomma. Oh, oh, andrò io! Non ce la faccio, è inutile, non posso muovermi. Jaco, vai a cercare aiuto. Jaco, il macigno. Dobbiamo cercare aiuto, affogheranno tutti. Mamma, papà, Felix, vi prego, non lasciatemi sola. No, no, Kyle, non posso crederci. Andiamo, Garrett, dobbiamo cercare aiuto, sbrigati. Jaco, non posso lasciarlo andare da solo. È in momenti come questi che gli uomini devono stare uniti. Noi siamo gli unici sopravvissuti. Come potevamo immaginare che il Tempio di Sol avrebbe scatenato una tale furia? È un vero miracolo che noi due siamo stati risparmiati. Quell'interruttore deve essere stata una trappola. Ah, ma nessuno poteva pensare che avrebbe scatenato una tale catastrofe. Ah, ecco un'altra dimostrazione del potere straordinario dell'alchimia. Comunque, la prossima volta che sfideremo il Tempio non potremo più fallire. La prossima volta vedrai. Jaco, aspetta! E tu che ci fai là sotto? Stavate ascoltando i nostri discorsi, non è vero? No. Jaco! Jaco, sono spaventosi. Forse non dovremmo parlargli. Dovete dimenticare tutto ciò che avete udito. Tu ricordi qualcosa? Non preoccupatevi, vi aiuteremo noi a dimenticare. Allora, piccola parentesi su questa battaglia. Ovviamente, chiaramente, è una battaglia fatta per far sì che tu perda. Ma nell'estremo caso che tu riesca a vincere, cosa che non succede, ma con i trucchi sì, comunque non succede nulla, nel senso finisce al finale canonico in cui tu hai perso. Eh già. Kaboom! Benissimo, è il momento di scappare. Già. Già. Golden Sun inizia
con la nostra sconfitta e la morte di un sacco di persone. 3 anni dopo. Ciao, Jenna! Salve, signora! Jaco non è ancora finito di riparare il tetto! È un attimo, che palle, ma... Hai quasi terminato. Ok, fai un buon lavoro. Yeah! Ti stai allenando, Garrett? Vedo che ce la stai mettendo tutta, Garrett! Sto per finire! Meglio così, è ora di muoversi, stanno per lasciarci di... per lasciarti qui! Dimmi, cos'è successo a voi due? L'incidente di 3 anni fa, è per quello che avete studiato la psicoenergia! Siete gentili a fare questo, ma nessuno potrà ridarmi la mia famiglia. Né Jaco riavrà suo padre. Vorrei soltanto scordare quel giorno. Tutti dovremmo dimenticarlo. Quel giorno orribile, andammo a cercare aiuto, ma ci trovarono svenuti. Beh, cerchiamo Jaco e andiamo da Kraden. Come, Garrett? Stavi per dire qualcosa, vero? No, ero zitto. Vabbè, fai come vuoi. Avanti, Garrett! Non importa. Jenna, ce l'hai con me? Non voglio parlarne, ecco tutto. Avanti! Jaco ci sta aspettando. Ma Jenna. Parentesi, c'è un modo a inizio gioco, cosa che io non ho mai fatto perché ritengo inutile, mi va bene solo cambiare il nome del personaggio principale, in cui puoi cambiare nome a tutti i membri del party. È tipo una combinazione di tasti tipo select su B, una stronzata del genere. Però ti permette poi di cambiare non solo il tuo, ma quello di Jenna, quello di Garrett e quello di altri personaggi. Ti lascerò qui se non ti sbrighi. Jenna, andiamo. La Madonna, come siamo bravi a riparare i tetti. Dovremmo farlo di professione. Bel lavoro, Jaco. Aspetta, ora tipo non cade dentro il tetto la sciura. L'hai riparato benissimo. Ormai sei grande. Sei un ragazzo in gamba, Jaco, proprio come tuo padre. Che c'è, Jaco? Continui a pensare all'incidente? No. Non ci credo. Tu e Garrett non avete fatto altro che studiare la psicoenergia. Credi che le cose sarebbero andate diversamente se aveste avuto maggiori poteri, vero? Certo. È proprio ciò che pensavo. La morte di Kyle mi ha distrutto. Stavo malissimo. Mi ci è voluto un po', ma ora sto meglio. E mi sei rimasto tu, Jaco. Ormai hai 17 anni. Mi ricordi Kyle quando era giovane. Voglio proprio vedere dove ti porterà la vita. Salve, signora! Ecco, appunto. Ciao, Jenna! Buongiorno! Sì, buongiorno. Eccomi! Ciao!
Ah, ma c'è anche Garrett, vedo. Dove avete intenzione di andare? Stiamo andando al Monte Aleph con Kraden. Andate a fare una camminata con Kraden? Esatto. Sempre giocare, eh? No, fa parte dei nostri studi. Ah, capisco, l'alchimia. Beh, a 17 anni dire che vai a giocare in un'epoca del genere, a 17 anni, già 14 figli, con una casa, 12 mucche. L'alchimia è il fondamento di tutta la psicoenergia. E come sapete, il Monte Aleph è la più grande fonte dell'alchimia. Si dice che Kraden sia il più grande alchimista. L'alchimia, non so se sia ciò che fa per te. Come madre preferirei che crescessi occupandoti di cose normali. E invece diventerò il salvatore del mondo. Ma vuoi andare a tutti i costi, vero? Certo. So che non posso convincerti, quindi vai pure. Sei testardo come tuo padre. Ah, attenzione signora! Garrett, no! Oh cacchio, sono incastrato! Ehi, che volo! Mi spiace averti fatto paura. Bene. Aiuto, qualcuno mi dà una mano. Io, mi dispiace, me ne andrò immediatamente. Ehi, non da quella parte. Eh? Che perché? Oh, cacchio. Vabbè. Mi spiace, non volevo rompere ancora il tetto. Non ti preoccupare. Sì, qualcuno mi aiuta però. È meglio che partiate. Questa vecchia casa finirà per crollare se non vi sbrigate. Va bene, me ne vado signora. Ci penserò io, voi non dovete preoccuparvi. Grazie signora. Puoi chiamarmi Dora? Dopo 17 anni finalmente la può chiamare per nome proprio, signora? Bene, ora partiamo! Ehi, Garrett, occhio dove metti i piedi! Ah, molto divertente! Uniamoci! Garrett e Jenna sono in squadra con te ora! Fai attenzione, mi raccomando. E detto questo, inizia così la nostra avventura. Facciamo un salvataggio e giusto faccio una cosa che piace di più a me. Velocità dei messaggi più alta. La finestra la facciamo verde. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.